più belle location di Milano, Palazzo Clerici, che è una location veramente stupenda, stupenda. Un casting di donne molto giovani, è un casting di ragazze nuove, perché secondo me è importante anche dare una nuova generazione di modelle, far crescere anche una nuova generazione di modelle, e quindi qui è stato fatto proprio una ricerca sulle ragazze giovani. My name is Niels Oostenbrink. I'm from the website Lifestyle Hunters, and I do it together with my colleague, and we are a duo, and that's why we try to go to as much international fashion weeks as we can to get new impressions, new experiences, and lots of creativity. My name is Linda, and I'm a fashion blogger from Lifestyle Hunters. I'm from Amsterdam, and I'm here in Milan to attend the shows. My first time to see the show, so I'm very curious how it's going to be. The look is actually very simple and very pure and very sort of architectural, so we just sort of make a glowing skin, very healthy, fresh, shadowed with beige, so it's all very, very, very nude, but still with an architecture to the face. So in other words, the eyebrows are just nicely done. There's a little bit of shadow around the eye, mascara, a little beige through here, just to make them look a little bit warm. Shimmer around here to give a little highlight to the face, and then a nice beige lip balm. La protagonista principale di questa collezione è la maglieria, cioè su 40 uscite non c'è un pezzo dove non c'è maglieria, quindi veramente abbiamo lavorato su qualsiasi forma, qualsiasi dettaglio, tutto in maglia. Il tessuto diventa veramente un accessorio, e quando ci sono dei pezzi di tessuto comunque sono sempre intervallati con della maglia. I colori ci sono dei grigi, le varie tonalità di grigio, del verde bosco, del nero e un tocco di viola molto acceso. Si apre la sfilata Cara Delevingne, che è una delle hit girl inglesi molto famosa della campagna Burberry, ed è una donna che mi piace molto perché ha un'attitudine molto molto moderna. Le silhouette sono due, una molto bull, quindi molto grande per delle maglie, dei cappotti oversize, e poi invece una silhouette molto affilata, accostata al corpo, con delle doppie gonne e comunque una silhouette molto elegante, molto raffinata. Accessori, anche lì ci sono delle scarpe e degli stivaletti molto strong, e in più abbiamo questi cappellini di maglia tutti ricoperti di tulle che danno un'aria un po' più gentile al cappello di maglia. Buon compleanno a Fashion TV, ciao in 3D da Alessandro Dell'Acqua.